Ma guardate un po' le sorprese della vita. Non mi dite che anche voi frequentate le favole del mare. E chi ci portate? Ma voglio un cielo che se andate a macchina, lo so. Ma Guagliano non è mia nonna. È un classico. Professore con un'alunna minorenne. Se vi denuncio fanno 8 anni tondi tondi. Non so se mi spiego, professore. Siete spiritoso, ma non mi fate ridere. Altre volte sì, ma oggi no. Ma non vi voglio far ridere. Stiamo parlando, qua siamo per lavoro. Volete sapere dell'eucaliptus? L'eucaliptus 2 notti fa è stato chiuso per spaccio di coca. La polizia ha sequestrato tutto, però i ragazzi, quelli che cantano, quelli di sconcio, quelli in mezzo e sì, che non vanno niente, sono 4 pugnetti, li hanno sequestrati, no, li hanno lasciati, stanno là, stanno cantando al Formentera. Stasera li trovate su questa strada 5 km dritto, sempre uguale, tanto a quelli chi li tocca. Già che vi vedo, vi volevo dire che Davidello giorni fa era pieno di soldi, li contava sui banchi di scuola, e questo non sta bene. I soldi, è sequestrato, sequestrato. Non penso che a voi vi mancate tutto, state rovinato. Posso aiutare io, chiedete, tanto se non c'è il tempo di noi, chi ci aiuta in questa città di niente, chi aspettiamo lo Stato? Beh, io sì, proprio quello aspetto, lo Stato. Voi siete gentile, ma i soldi vostri non li posso accettare. Vedete questo alberghetto? Un bici l'ho sequestrato da poco, l'ho preso, l'ho ristrutturato da cima a fondo. È un affare. Ogni tanto sapete che faccio? Ci vengono con qualche femmina a sciupare. Naturalmente per voi ci sta una stanza quando volete, non so. Io però femmine da sciupare non ne tengo. E venite che la signora a posto. Quale è un problema? Vi ringrazio per averlo.